Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con le bagiere del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula 1, ragazzi. Gran Premio che ha visto comunque una terza vittoria in quattro gare di Lewis Hamilton. Lui ogni gara o fa la pole o fa la vittoria. Questo Gran Premio è stato il primo nell'anno in cui ha fatto sia pole che vittoria. Mancava solo il giro veloce, meno male che hanno messo la regola che fa il punto in più, perché sennò il giro veloce solo accaparrava pure lui. E nulla ragazzi, dunque partiamo subito con il video, andiamo a vedere, dare le mie opinioni. Vamo! Lui da parte sua fa tutto perfetto, forse poteva fare qualcosa in più alla partenza avendo fatto passare avanti Verstappen, però ragazzi, lui dal canto suo fa tutto bene. Bene la pole, bene la vittoria, ok la rimonta, lui con la macchina che ha fatto quello che gli viene chiesto, cioè dominare, ed è stato anche perfetto nel sorpasso a Verstappen a 6 giri dalla fine, quindi un super Lewis Hamilton, ragazzi, che un 8,5 a casa se lo porta, ero indeciso tra l'8 e il 9, alla fine opto proprio per una via di mezzo, quindi 8,5 appunto. Per The Hammer, discorso inverso invece per Max Verstappen. Porta a casa 9 perché secondo me lui viene spesso sottovalutato. Sottovalutato nel senso che con la macchina che ha, noi vediamo che ogni pilota viaggia tra il secondo e il secondo e mezzo di differenza. Perez a stare più o meno sui suoi ritmi, a Imola in qualifica e a Portimão in gara, ha fatto secondo me anche un mezzo miracolo. Comunque, 4 gare su 4 Verstappen ha battuto Bottas, e questo è veramente un enorme passo avanti, dato che Bottas negli scorsi due mondiali gli era arrivato davanti. 5 appunto per Valtteri Bottas, Bottas come cazzo l'ho detto? Valtteri Bottas che ha l'esatta metà dei punti del compagno di squadra e accusa già 33 punti di distacco da Max Verstappen. Gli salvano la faccia solamente due giri veloci, anche se l'ultima gara il giro veloce se l'è fatto soffiare proprio dall'olandese, quindi insomma sta un po' a squadro, diciamo la verità, sta un po' a squadro questo Valtteri Bottas per ora. Vedremo come andrà a finire sto mondiale. Certo è che non l'ha per niente iniziato col piede giusto, su quattro gare non ne ha fatta praticamente una sufficiente, forse Portimão, va. Bene Leclerc, comunque 9, driver of day per me, perché tu non puoi minimamente pensare di impensierire il podio quando quei tre non hanno problemi. Quando uno di quei tre non ha problemi col motore o cose simili, il podio sarà sempre Bottas, Hamilton, Verstappen. E Leclerc stava riuscendo a contrastare in pista, ragazzi, senza l'aiuto di una gara pazza, Valtteri Bottas, una cosa veramente incredibile. Tralasciando anche un super quarto posto in qualifica, quindi uno straordinario finora Charles Leclerc. Bene anche Ricciardo, Ricciardo che porta a casa un 6,5, fa quello che gli viene chiesto, lotta nel mucchio con la McLaren, batte il compagno di squadra sia in qualifica sia in gara, anche se il compagno di squadra è sicuramente stato sottotono. Ma comunque crescita di Daniel Ricciardo, che riesce a battere anche Sainz, che probabilmente, se andiamo a vedere solamente il mezzo, probabilmente Sainz ne aveva leggermente più di lui, quindi fu più di un 6 a Ricciardo, un 6 e mezzo, perché comunque ha fatto quello che gli viene chiesto e comunque anche il suo miglior risultato stagionale. Bene anche Sergio Perez, che porta a casa però un 5 e mezzo. Bene, perché comunque tutti i piloti nuovi arrivati si stanno trovando in difficoltà, da Perez a Sainz, da Alonso a Tsunoda, passando per Mazepin, vabbè, Mazepin non è novità, passando per Mazepin e comunque Vettel, quindi insomma ragazzi, tutti i nuovi piloti stanno trovando in difficoltà. Perez comunque un quinto posto a casa lo porta, il minimo indispensabile per il quarto posto, quindi una leggera insufficienza per lui. 6 per Sainz, che comunque lotta nel mucchio, ne aveva anche per fare il sesto posto, per fare il quinto no, perché Perez ne aveva molto più di lui, figuriamoci Leclerc. Però insomma qualche dimostrazione la sta facendo, in qualifica poteva anche battere Leclerc. Sia lui che Leclerc hanno una mentalità vincente, perché lui nonostante un'ottima qualifica ha detto che voleva fare di più, e Leclerc nonostante il quarto posto ha detto che si poteva lottare per il podio, chiedendo all'ingegnere di lasciarlo fuori. Questo mi piace, questo è quello che voglio vedere dalla Ferrari, una gara veramente ottima, dove le Ferrari hanno guadagnato tanti punti in ottica mondiale costruttori. Piacevole sorpresa anche Esteban Ocon, che porta a casa un 7 ragazzi. Ocon che ha fatto veramente un'ottima qualifica, poi in gara il suo obiettivo è stare dietro le McLaren e Ferrari e essere il primo di quel gruppo lì, compreso tra Alpine, Aston Martin e Alfa Romeo, quindi lui questo compito, e Alfa Tauri anche, quindi lui questo compito l'ha portato a termine, è appunto anche nono nel mondiale, credo che possa veramente battagliare con Gasly per questa posizione. Comunque sta facendo vedere tutto il suo talento, non è neanche la prima gara dove comunque riesce a estrarre fuori il coniglio dal cilindro. Scorsa gara addirittura è riuscito a portare a casa un ottimo settimo posto.
discorso invece, discorso inverso invece per Lando Norris, che per la prima volta in stagione non prende un voto superiore all'8, ma prende addirittura un'insufficienza. Un Lando Norris decisamente sottotono, non in qualifica ottavo in gara, veramente male questo Lando Norris. Riesce perlomeno a guadagnare la posizione su Ocon, però il resto della gara è un po' un mezzo disastro per Norris, che accusa anche un pesante ritardo dal compagno di squadra, lui che lo ha praticamente surclassato nelle scorse gare. Un passo falso ci sta, dato il perfetto inizio di campionato, nonostante sia alla McLaren, accusa solamente 6 punti di distacco dalla Mercedes di Bottas, ragazzi, voglio comunque ben dire questo. 5 invece per Fernando Alonso che porta a casa un'insufficienza. Per me non sta facendo bene, basta pensare che Ocon è nono, lui ha terminato la gara 17esimo. Comunque la prima parte di gara la va sempre bene, lotta per la zona punti, poi il secondo è stint di gara, non so perché si addormenta, ragazzi. Per me l'Alpine ha fatto probabilmente un errore a puntare su di lui, potevano optare anche per un ritorno di Hülkenberg, perché no, non capisco perché abbiano fatto questo. Comunque Alonso finora non sta soddisfacendo le aspettative, perlomeno mi sta venendo surclassato ogni gara dal compagno di squadra. Comunque 5,5 invece per la Red Bull. Se andiamo a valutare le scuderie, Red Bull che commette un secondo di errore al pit stop con Verstappen, e questo non te lo puoi permettere, non te lo puoi assolutamente permettere, perché se Verstappen è 8 per il mondiale non puoi fargli un errore ogni gara, devi cercare di metterlo in condizioni perfette, ragazzi. E quelle della Mercedes a mettere pressione sono davvero davvero bravi, quando la pressione dovrebbe metterla appunto la Red Bull, quindi questo un po' lo devono curare. A proposito di Mercedes, ragazzi, voto 10 perché hanno messo Hamilton in condizioni di vincere. Avevano le gomme più fresche e potevano superare Verstappen già in pista all'inizio, però poi hanno optato per una strategia più sicura e solo loro si sono dovuti scovare questa strategia, perché gli altri non l'avrebbero mai provato. Quindi si dimostrano i migliori in pista, i migliori forse anche a barare, non lo so, ma soprattutto si dimostrano anche i primi nelle strategie, e questo primato secondo me non glielo toglierà praticamente nessuno, ragazzi. Quindi 10 alla Mercedes. Benissimo anche la Ferrari. Binotto fa bene a lamentarsi quando viene esaltato solo Charles, perché quest'anno devono venire esaltati anche i meccanici e anche lo stesso Binotto. Quest'anno, ragazzi, perché ciò che ha fatto Binotto gli scorsi 2 anni non me lo dimentico, che ha fatto un autentico disastro, l'avrei cacciato a calci in culo. Però se parliamo di quest'anno, ragazzi, uno chapeau alla Ferrari va veramente fatto. Hanno fatto anche il pit stop più veloce, ottima strategia per il sorpasso su Esteban Ocon. Quindi, insomma, la Ferrari qualcosa di buono comunque la sta facendo vedere. Speriamo meglio per le prossime gare. E dunque, con la valutazione della Ferrari, il video, ragazzi, termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, l'invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se siete d'accordo, se d'accordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monospor07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!